Allora, lo sviluppo del business deve essere sostenibile, la sostenibilità è una, diciamo, ormai è diventata parte della cultura delle aziende. Le aziende sono molto impegnate nella sostenibilità, premettendo che la sostenibilità non è solamente sostenibilità ambientale, ma deve essere l'insieme di una sostenibilità ambientale, economica e aggiungerei anche sociale. Quindi la difesa anche dei posti di lavoro e lo sviluppo di un modello industriale, un modello imprenditoriale che assicuri competitività, posti di lavoro e quindi una sostenibilità nel tempo dell'attività stessa. Come farlo? Il modo migliore per affrontare un tema così complicato come quello della transizione energetica verso un sistema a impatto zero a tendere è quello dell'inclusività, del fare sistema, di non guardare le diverse soluzioni in competizione tra di loro, ma guardarle come complementari tra di loro. Secondo, c'è bisogno di perseguire un'adeguata trasformazione di tutto il modello infrastrutturale che abbiamo e che comporta investimenti molto importanti, ma che è fondamentale al fine di assicurare la continuità dell'approvvigionamento di energia, la sicurezza energetica per il paese, e essendo interventi infrastrutturali che riguardano sia la produzione che la trasmissione e distribuzione dell'energia, questi dovranno essere realizzati di concerto tra tutti i soggetti interessati e dovranno mantenere il loro programma di implementazione, perché un ritardo in questo programma comporterebbe un ritardo nel raggiungimento degli obiettivi. La regolamentazione quanto gioca, che peso ha da questo punto di vista, la regolamentazione dei governi, la regolamentazione europea? Beh, la normativa è fondamentale, la normativa per la transizione energetica per ora ha dato i target, che sono molto sfidanti. Ora dovrà assicurare sempre più una semplificazione delle normative e un'assicurazione che ci sia uno stimolo all'innovazione e che ci sia una stabilità nel sistema normativo nel tempo, in modo che gli imprenditori possano investire.